toglie i peccati del mondo. O Signore, io sono a te. Tutti i sacerdoti presenti in presbiterio, come tradizione in queste solenni occasioni, faranno la comunione sotto le due specie. Il calice che Monsignor Mazzucato ha usato è tra l'altro molto grande e molto capiente, e il vino che è stato consacrato al sangue di Cristo è poi stato diviso in altri calici che adesso verranno usati per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Ecco, possiamo dire che qui la celebrazione eucaristica raggiunge il suo vertice. A volte ci si può chiedere, ma perché si va a messa? Si va a messa per fare la comunione con Gesù, per entrare in comunione con Gesù. E questo allora è il momento che tutti entriamo in comunione con Gesù. Quel Gesù rappresentato dal nostro Vescovo, quel Gesù realmente presente nell'adorabile sacramento dell'Eucaristia. Quindi questo è un momento intenso all'interno di una celebrazione. È un momento che richiama anche il dono dell'unità che viene proprio dall'Eucaristia. Il Vescovo segno dell'unità, un'unità che Gesù ci dona ogni qualvolta noi con cuore umile e povero ci accostiamo all'Eucaristia. Anche due parole sulla famiglia di Monsignor Mazzucato. Abbiamo intravisto la mamma, poi ricordiamo che ha un fratello sacerdote, Don Giuseppe, che è insegnante nello studio teologico, e poi anche una famiglia anche dei nipoti, li abbiamo visti in alcune inquadrature. Sì, Monsignor Andrea Bruno Mazzucato ha appunto un fratello sacerdote, Don Giuseppe, che è anche preside docente di teologia morale alla Facoltà Teologica di Milano, ha due fratelli, di cui uno è sposato e ha due nipotine e una sorella. Ecco, c'è presente alla celebrazione di questa sera, c'è la mamma e una zia che ha sempre abitato in famiglia. La mamma e la zia sono sempre state ricordate un po' da Don Bruno per la loro grande fede, per come lo hanno accompagnato con la preghiera, anche nei momenti difficili in cui la mamma rimase vedova. Ecco, due figure che anche dal punto di vista non solo umano, della generatività, della parentela, ma soprattutto della fede, lo hanno sempre accompagnato e sostenuto. Credo che questa mamma e questa zia, vederlo oggi qui tornare da vescovo, per loro sia veramente un sentimento indescrivibile, indescrivibile. E nel momento in cui la diocesi manifesta che lei sono il suo nuovo vescovo, credo Lorenzo che si possa rivolgere un pensiero anche a Monsignor Paolo Magnani, che ha segnato in maniera forte e profonda nei 15 anni del suo episcopato il cammino pastorale di questa diocesi. Lui, lombardo, nato in provincia di Pavia, già vescovo di Lodi, ha annunciato che è di nuovo qui. Sì, Monsignor Magnani resterà nella nostra chiesa, ormai lui ha detto nell'ultima intervista in cui ha salutato la diocesi: Treviso è diventata la mia casa, la mia famiglia, la mia terra, sono ben felice di fermarmi qui. Credo
continuerò ad accompagnare questa chiesa con la preghiera e con la discrezione, cioè continuando a servirla per quello e per le forme che mi saranno possibili. Ecco, è stato un bel gesto da parte sua, credo un gesto che richiama anche il tema della nuzialità che Don Antonio ha spiegato molto bene prima. Un vescovo sposa la sua chiesa e la sposa fino in fondo, fino alla fine, si potrebbe dire. Poi anche questo suo, come dire, tirarsi in parte restandoci vicini, ma sottolineando che adesso il vescovo è Andrea Bruno. Ecco, questa sua sottolineatura è, ci fa, come dire, ci pone tutti in questo atteggiamento per cui tutti siamo servi di questa chiesa, di questa comunità che cammina finché il Signore chiama, sia preti, sia vescovi, sia laici. Ecco, credo che anche questo sia un messaggio importante. D'altronde non sarà una novità per la diocesi di Treviso, che già in questi anni Don Antonio ha visto la presenza del vescovo emerito, Monsignor Ministro Vigo, accanto a Monsignor Magnani. Ecco, questa pluralità di presenze episcopali è una ricchezza per la comunità. Certamente è una ricchezza. Una ricchezza perché ci aiutano, soprattutto in questi nostri tempi dove perdiamo anche la memoria, ci aiutano a conservare la memoria. Penso che Monsignor Ministro Rigo è uno degli ultimi grandi testimoni del Concilio. Non so quanti altri vescovi possono dire c'ero anch'io. E quindi per la nostra diocesi averlo è veramente un dono grande. È il vescovo consacrato prima del Concilio, che ha fatto il Concilio, Monsignor Magnani il vescovo dopo il Concilio. Quindi questi vescovi ci parlano in fondo di un cammino della Chiesa, un cammino fedele, attraverso anche tempi molto diversi, difficili. Pensiamo anche ai tempi ricchi di Monsignor Ministro Rigo, ricchi di fermenti, ma anche di difficoltà, di fatiche, eppure di capacità di rinascere da situazioni anche fragili e faticose. Quindi la presenza di questi tre vescovi, ecco, ci ricordano ancora una volta la fedeltà di Dio e ci ricordano anche il bisogno di far memoria, di non dimenticare, di conoscere le radici della nostra Chiesa, le vicende della nostra Chiesa. Ecco, mentre il nostro vescovo e gli altri sacerdoti stanno distribuendo l'Eucaristia, ecco, potremmo ascoltare un testo molto bello che è stato posto all'inizio del libretto che raccoglie il rito d'ingresso del vescovo. È un saluto che San Gregorio di Nazianzio, vescovo del IV secolo, rivolge a un nuovo vescovo. Ecco, lo vogliamo riascoltare e donarlo veramente con il cuore al nostro vescovo. Vieni dunque, o pastore ottimo e perfetto, accogli con noi e prima di noi il tuo popolo, che lo Spirito Santo ti ha affidato, che gli angeli ti presentano, che viene commesso la tua vita e la tua condotta, che tu abbia ottenuto questo trono attraverso la tribolazione e gli impedimenti. Non meravigliartene, nulla di ciò che è grande va esente da disanima, va esente da pena. Insegna ad adorare Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo in tre persone, in una maestà e in uno splendore. Ricerca la pecorella perduta, rinfranca quella debole e custodisci quella forte. Ecco, queste belle parole di San Gregorio forse ci aiutano anche a guarire una certa immagine trionfalistica di vescovo. Quel trono del vescovo è il trono della croce, un trono di tribolazione. Il vescovo è in mezzo a noi la presenza di Gesù, ma del Gesù morto e risorto, del Gesù che ci ha amato fino alla croce. Quindi anche un evento così bello e importante per la nostra diocesi va colto in profondità. Non è prima di tutto un onore essere vescovo, ma è veramente una vocazione a seguire Gesù fino a quel trono che è la sua croce.